Lufthansa acquisterà il 41% ITA Airways attraverso un aumento del capitale 325 milioni di euro, con la possibilità di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento. Lufthansa stessa lo comunica. Il Ministero dell'Economia e della Finanza e Lufthansa vendita una quota di minoranza al gruppo tedesco ITA. Con 2 anni, quando si prevede che la società sia diventata redditizia, è previsto un investimento nell'ordine 500 milioni per il controllo di ITA da parte dei tedeschi, mentre il MEF lo farà mantenere un rappresentante nel consiglio amministrazione. Il ministro Giancarlo Giorgetti e il CEO Deutsche Lufthansa Carsten Song si sono incontrati al MEF per confermare la conclusione dell'accordo investimento Lufthansa in Italia Airway, miliardi euro previsti per quest'anno e 4,1 miliardi di euro in programma nel 2027. Alla riunione è presente anche il presidente dell'ITA, Antonino Turicchi. C'è una disposizione 250 milioni da parte del MEF per l'aumento capitale ITA, l'ultima tranche degli 1,35 miliardi risorse pubbliche che hanno avuto l'autorizzazione della Commissione europea. Giorgetti dopo 30 anni si scioglie un nodo, oggi sottolinea il ministro Giorgetti un percorso che ha caratterizzato la storia della National Flag Company con la prospettiva di integrazione con un importante vettore europeo. Con questo governo, un nodo si è sciolto oggi che ha condizionato il mercato del trasporto aereo in Italia per 30 anni. Siamo convinti che questa decisione consentirà al mercato aereo di svilupparsi nell'interesse dell'Italia. Il personale da 4.300 a 5.500 dipendenti, questi risultati, spiegano il comunicato stampa MEF, consentiranno la crescita e il rinnovo della flotta, che alla fine del 2027 conterà 94 aeromobili rispetto all'attuale 71, con un'età media di 5 anni e garantirà l'ottimizzazione consumo di carburante dell'impatto ambientale. Il personale, programmato quest'anno a 4.300 unità grazie alle 1.200 assunzioni durante il miglioramento, salirà a oltre 5.500 alla fine del pavimento. Rafforzamento del Fiumicino. La strategia ITA Airways continua, la nota mira a fermarsi come attore di riferimento tra i vettori servizio a pieno servizio nei 3 settori intercontinentali, internazionali e domestici, con particolare attenzione al traffico lungo termine. Questo riposizionamento strategico consentirà anche di rafforzare il traffico del traffico hub Roma-Fiumicino, che svolgerà un ruolo centrale nel modello multi-hub del gruppo Lufthansa. Le Airways continueranno ad essere la compagnia aerea di riferimento paese italiano a rappresentare con orgoglio l'Italia nel mondo, garantendo connessioni all'interno del paese e con il resto mondo, supportando lo sviluppo di flussi turistici commerciali.